Manzane, prego. Grazie direttore. Questa mattina al mio risveglio ho guardato Rai 3 e ho visto che la Rete ha dato un grosso spazio al dottor Andreatta, che ha illustrato questa bellissima manifestazione. Vuol dire che sta diventando un appuntamento importante in cui vediamo, anche grazie al bel tempo, come ci sia questa condivisione, partecipazione. L'anno scorso era brutto tempo, allora c'era meno. Quest'anno c'è questa fortuna. Quello che voglio dire è che questa manifestazione si inserisce in un programma più ampio, il Film Festival, che certamente dà quella dimensione un po' più ampia che serve. Perché quello che si dice, la gente di montagna, e io sono tra questi certamente, rischia di sentirsi un po' isolata, di non avere quella visione un pochino aperta. Per questo Film Fest, in cui accomuna esperienze di tante altre nazioni, in cui la montagna deve essere qualcosa che aggrega, l'uomo deve essere aperto a esperienze, innovazioni, tutto quello che c'è. Mi fa piacere che anche oggi, in questa ottica, viene inaugurata alle ore 17, Palazzo Trentini, una mostra in collaborazione con la Repubblica di Sant'Arcangelo. Anche questa è una realtà importante, doppio dell'Italia, con 1.300.000 abitanti, e vedremo gli esploratori, e anche questo serve, inserito in questo programma di Film Festival, a dimostrare questa visione ampia, e guardiamo verso l'esterno, e anche la Russia con questa grossa realtà è qualcosa che arricchirà questo nostro Film Festival. Vi auguro agli organizzatori, a tutti, di poter gioire di questa bella giornata e che questo Film Festival abbia le soddisfazioni che certamente merita, perché visto che è stato approntato, preparato con grosso interesse e grossa dedizione. Grazie a tutti. Grazie, dottoressa.